Uomini e donne, Soleil e Federica Beninca, l'acceso botta e risposta. Soleil sorge e Federica Beninca di Uomini e donne, il botta e risposta al veleno. Ormai sono giorni che Soleil sorge è entrata prepotentemente nell'occhio del ciclone. Il motivo? Andando nel particolare, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne è stata sorpresa insieme a Marco Cartasegna, l'acerrimo rivale del suo fidanzato, scatenando una furiosa polemica. E tra le tante critiche che ha ricevuto c'è stata anche quella della ex di Marco, Federica Beninca, la quale su Instagram ha puntato il dito contro i due nuovi amici, asserendo di pensare che siano assolutamente fuori luogo. Tuttavia pare che la bella fidanzata di Luca Onestini non abbia affatto gradito questo giudizio. Motivo per cui, proprio poco fa è sbottata sul famoso social network fotografico, attaccando duramente Federica. Chiocciola Federica Beninca mi pento solo di aver creduto nell'amicizia. E mi chiedo solo perché il confronto privato non sia stato scelto come avrei fatto io e. Parole durissime, che hanno ancora di più alimentato la bufera. Finita qua? Nemmeno per sogno perché proprio poco fa ecco arrivare la controreplica di Federica, che ha acceso ulteriormente gli animi tra i fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Uomini e donne, Soleil sorge e Federica Beninca ai ferri corti. Federica Beninca, subito dopo aver letto il post di Soleil sorge, ha prontamente replicato su Instagram, non andandoci affatto giù leggera. Infatti, la ex corteggiatrice di Uomini e donne si è scagliata duramente contro Soleil, asserendo senza tanti mezzi termini. Hai detto di essere schifata dal mio comportamento e che la mia storia è durata poco, dicendomi sai che c'è sempre stata una reciproca simpatia, tra Soleil e Marco, e poi brillo di luce riflessa? Sono stata chiamata in causa da un fatto vostro e. Cosa risponderà Soleil? Ma soprattutto Luca Onestini, al momento impegnato al Grande Fratello VIP, verrà informato di tutto questo? Chissà, ma perché c'è della stio tra i due? In pratica, si sono contesi per un mese abbondante a Uomini e donne il cuore della bella Soleil. Tuttavia, quest'ultima, dopo essere uscita con entrambi i tronisti, ha deciso di continuare a uscire con Luca. E alla fine della trasmissione quest'ultimo l'ha anche scelta. Da quel momento i due sono sembrati davvero affiatati, tanto da arrivare a raggiungere i 4 mesi d'amore. Tuttavia sono in tanti a pensare che questo incontro con Cartasegna potrebbe mettere a serio rischio la loro relazione. Andrà davvero così? Per scoprirlo non resta che aspettare i prossimi sviluppi su questa intricata faccenda.